Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione torniamo a parlare del Seicento, di questo secolo particolarmente ricco, soffermandoci particolarmente su quelli che sono gli aspetti di sviluppo della scienza e della cultura. Nel video precedente avevamo già sottolineato come il Seicento sia un secolo particolarmente ricco e che è difficile prendere in considerazione come un blocco unitario. Una volta si parlava di crisi del Seicento, ponendo l'accento soprattutto sugli elementi, di criticità, quindi, sulle epidemie, sulle guerre, su questi aspetti. Oggi si tende a rivalutare di molto anche invece quelli che sono gli elementi di rinascita, gli spunti di innovazione di cui questo secolo fu comunque ricco. Ecco, anche per quanto riguarda il panorama culturale, il Seicento quindi presenta un bilancio, possiamo dire, fatto di chiari e di scuri. Quindi abbiamo da un lato delle importanti innovazioni culturali, una delle quali addirittura è considerata rivoluzionaria, che è la nascita della scienza moderna, quindi si parla proprio di rivoluzione scientifica. E in campo artistico abbiamo la fioritura di un nuovo movimento culturale che viene denominato barocco. Quindi questi sono i due aspetti che prevalentemente riguardano gli elementi appunto di sviluppo. Tuttavia queste novità devono convivere anche con la resistenza di vecchie credenze, quindi con la difficoltà degli uomini dell'epoca a svincolarsi da appunto credenze o comunque convincimenti che erano fortemente radicati nella loro cultura e anche con una fase acuta ancora di intolleranza religiosa. Quindi l'altro volto del secolo è segnato da dalle cosiddette guerre di religione, che in realtà non riguardarono la religione soltanto, ma presero la religione come elemento di fondo per giustificare a volte manovre anche di carattere politico-economico. E poi da non dimenticare anche quegli aspetti che riguardano la persecuzione delle minoranze e la censura degli studiosi. Anche per quanto riguarda sempre la resistenza delle vecchie credenze, abbiamo ad esempio un persistere di un atteggiamento oscurantista, insomma, di vecchio stampo, anche di fronte alla diffusione di nuove o vecchie malattie, quindi ad esempio al ricorrere della peste, che spesso si cercava di contrastare facendo ricorso alla magia, alla superstizione, e anche incolpando spesso della diffusione del contagio i cosiddetti untori, che vennero duramente perseguitati, venivano falsamente accusati di essere coloro che diffondevano il contagio e facevano un po' da capro espiatorio. Alla persecuzione degli untori si accompagna anche l'odio e la persecuzione nei confronti delle cosiddette streghe, quindi queste donne erano ritenute la causa di tutte le disgrazie che potevano andare dalla morte di un bambino all'incombere della siccità, la malattia del bestiame e così via. Quindi fu proprio durante il Seicento che la caccia alle streghe, che era già iniziata nel Medioevo, raggiunse il culmine per poi fortunatamente ridursi gradatamente e scomparire a partire dal Settecento. Ecco, non può non venire alla mente un collegamento anche con la società di oggi, sicuramente molto più progredita, molto più evoluta da tanti punti di vista, quindi tecnologico, anche scientifico, ma ancora oggi spesso veniamo colti impreparati di fronte all'incombere di nuove malattie, di nuove dinamiche, e ancora oggi talvolta esistono delle forme di superstizione o di oscurantismo. Ecco, figuriamoci nel Seicento quale poteva essere la situazione. Ecco, per quanto concerne l'arte e la cultura, dicevamo prima, ci fu una grande fioritura di novità, ma sopravviveva quella che era la supervisione nei confronti dell'arte e della cultura in genere da parte di due autorità, sia quella religiosa che quella laica. Per quanto riguarda l'autorità religiosa, c'era un controllo esercitato dalla Chiesa, che censurava i contenuti che erano considerati contrari alla dottrina o comunque agli insegnamenti delle sacre scritture, ricorrendo, quando era ritenuto necessario, anche all'esame dell'Inquisizione. Dall'altro lato abbiamo il potere laico, che, se da un lato appoggia l'insorgere delle cosiddette accademie, che erano istituzioni indipendenti dalla Chiesa, dall'altro lato però continua ad appoggiare molti elementi diciamo così, di superstizione, quindi si mescolavano anche in ambito laico la ricerca scientifica e il sapere magico, quindi avevano ancora grande credito i maghi, gli indovini,
L'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, ad esempio, si era circondato nella sua corte di Praga di numerosi astrologi. Ora, oggigiorno distinguiamo fra l'astrologia e l'astronomia, quindi consideriamo l'astronomia una scienza e l'astrologia invece un ambito di sapere più legato alle tradizioni popolari, quindi il fatto di prevedere il futuro studiando gli astri. All'epoca invece l'astrologia era considerata, diciamo così, a pari merito con l'astronomia, una vera e propria scienza, o comunque un ambito del sapere a cui si faceva ricorso con grande facilità. Così come possiamo dire anche la stessa cosa degli alchimisti oppure gli indovini, ad esempio una figura come quella di Nostradamus era bene accolta presso sovrani e uomini di potere. Per quanto concerne il rapporto fra la scienza e la fede, sicuramente vale la pena di spendere qualche parola sulla teoria eliocentrica e su quella teocentrica. Allora, fino al 500 gli uomini consideravano le affermazioni degli autori classici o di quelli della Bibbia come delle verità scientifiche. Quindi Tolomeo o Aristotele affermavano nella loro teoria che la Terra fosse al centro dell'universo e che tutti i pianeti ruotassero intorno ad essa, compreso il Sole, che quindi era considerato un pianeta e non una stella. E si era diffusa la profonda convinzione che questo modello fosse indiscutibile. Però con il Rinascimento, quindi già a partire da prima del 600, qualcosa cominciò a cambiare nell'universo culturale. Quindi si rimise l'uomo al centro dell'indagine filosofica, scientifica, culturale, artistica, pur senza, diciamo così, abbandonare del tutto la religione, però sicuramente iniziando a svincolarsi da quelli che erano considerati degli aspetti antiquati. Inizia quindi gradatamente la cosiddetta epoca della rivoluzione scientifica, che proprio nel 600 raggiunge il suo compimento con la nascita della cosiddetta scienza moderna. Secondo gli storici, questa rivoluzione viene aperta con la pubblicazione da parte di Copernico dell'opera Le rivoluzioni dei corpi celesti del 1543 e viene chiusa con la pubblicazione da parte di un altro grande scienziato, Isaac Newton, dei principi matematici nel 1687. Quindi si rimettono in discussione i vecchi convincimenti e si parte dall'idea che la scienza debba partire dall'osservazione diretta. Quindi si riprende dal Rinascimento questa esigenza di osservare le cose, di verificarle e poi trarre delle conclusioni. Quindi non necessariamente ossequiare gli autori del passato o la tradizione delle sacre scritture, ma rimettere in discussione. Questo atteggiamento di novità provocò una reazione da parte della gerarchia ecclesiastica dell'epoca che condannò ben presto la teoria copernicana perché appariva in contrasto con quanto affermato dalla Bibbia o perlomeno con quella che era l'interpretazione della Sacra Scrittura e la traduzione che all'epoca circolava. E possiamo dire che la teoria di Copernico, che quindi va a collocare al centro il Sole e quindi mette la Terra all'interno di un sistema solare, quindi è uno dei tanti pianeti che circolano intorno al Sole, questa teoria apre diversi problemi per la coscienza di un cristiano, quindi ad esempio andarsi a chiedere se esistano degli altri corpi celesti simili alla Terra. Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, se essi siano abitati, nel caso in cui si volesse considerare che l'universo fosse infinito, allora sorge il problema di dove collocare esattamente il trono di Dio e il paradiso. Quindi chiaramente tutta la cosmologia, ma anche la riflessione adesso collegata, venivano rimesse in discussione. Quindi è naturale che ci sia stata una reazione piuttosto ferma da parte della Chiesa, reazione che poi nel corso, come sappiamo, dei secoli è stata profondamente rivista. Noi oggi non siamo più abituati a cercare nella Bibbia o più in generale nei testi sacri la spiegazione scientifica dei fenomeni naturali, ma nel testo sacro siamo abituati a pensare che si debbano cercare dei messaggi che riguardano la salvezza morale e spirituale degli uomini. All'epoca invece non era questo il modo di approcciarsi alle scritture e sarà proprio un personaggio del 600, Galileo Galilei,
a porre per primo questa questione e a chiarirla, quindi esternando appunto in una delle sue opere più famose, Il dialogo sopra i massimi sistemi, che nella Bibbia non dobbiamo cercare delle risposte scientifiche, la Bibbia ci parla di altro, quindi Galilei non va a contestare la Bibbia, si muove all'interno di un'ottica comunque cristiana, ma sottolinea il fatto che se dobbiamo indagare i fenomeni della natura e delle scienze, dobbiamo cercare le risposte altrove. Quindi il testo sacro serve per la crescita del fedele da un punto di vista spirituale, i testi scientifici invece servono per spiegare i fenomeni naturali, quindi hanno delle altre finalità. Ecco, fra i progressi scientifici e tecnologici del Seicento, sicuramente un occhio di riguardo va alla medicina. Quindi abbiamo uno studio diretto del corpo umano che va a demolire una dopo l'altra una serie di credenze mediche che risalivano ancora all'epoca greca. La pratica della dissezione dei cadaveri, che era già stata avviata nel Rinascimento, basti pensare a Leonardo da Vinci, diventa più sistematica e quindi rende naturalmente più facile trarre delle conclusioni, a prendere delle informazioni per quanto riguarda l'anatomia umana e più in generale proprio il funzionamento del corpo umano. Sicuramente da ricordare il medico inglese William Harvey, che dimostra che il sangue circola di continuo nelle arterie e nelle vene e il cuore agisce come una sorta di pompa. O ancora il medico francese Jean Péquet, che descrive la circolazione linfatica, quindi parte dall'osservazione del processo di digestione in un cane e trae delle considerazioni che chiaramente possono essere riportate poi anche ad altre specie. E lo scienziato fiorentino Francesco Redi che dimostra che gli insetti nascono da delle minuscole uova. Un grande impulso nella pratica dell'osservazione lo si ha anche con l'invenzione del microscopio. Un'altra invenzione di quest'epoca la dobbiamo a Galileo Galilei, o meglio, più che l'invenzione, il perfezionamento di uno strumento che già esisteva, ossia il cannocchiale, quello che oggi chiamiamo telescopio, che era stato inventato dagli olandesi e viene perfezionato da Galileo Galilei e viene utilizzato per dimostrare l'esattezza del sistema copernicano. A Galilei dobbiamo anche l'invenzione o comunque diciamo il ricorso sistematico a quello che viene chiamato metodo scientifico, ossia si svincola da quella che era l'abitudine che si era avuta fino a quell'epoca a diciamo mostrare deferenza nei confronti degli autori del passato e quindi limitarsi a riproporne le teorie. Si passa appunto da questo atteggiamento di ossequio nei confronti dei grandi scienziati del passato ad un atteggiamento invece attivo di osservazione della realtà e di sperimentazione. Quindi lo scienziato per Galilei è colui che osserva la realtà, formula delle ipotesi che poi sottopone a verifica e infine, se la verifica conferma le ipotesi, allora si ha la formulazione di una tesi, quindi abbiamo un metodo in quattro fasi, osservazioni, ipotesi, verifica e tesi, che fa sì che si giunga a delle conclusioni non in linea teorica, ma con la verifica pratica di ciò che si afferma. Questo viene chiamato metodo sperimentale ed è sostanzialmente un modo completamente nuovo per costruire il sapere scientifico, quindi un atteggiamento estremamente moderno. Possiamo proprio dire che Galileo Galilei è stato il primo scienziato moderno e ha fondato, insomma, le basi della scienza anche dei giorni nostri. Le idee di Galileo si diffusero grazie alla pubblicazione di diversi libri, del dialogo sopra i massimi sistemi abbiamo già parlato. Ecco, ebbe alcuni problemi con la Chiesa, come sappiamo. Galileo era comunque cattolico, quindi non intendeva contraddire la Bibbia apertamente, tantomeno offendere la Chiesa. E pensava però che quest'ultima dovesse lasciare gli scienziati liberi di condurre i propri studi, proprio separando nettamente quello che era l'ambito scientifico-matematico dal contesto di fede. Galileo fu processato dal Tribunale dell'Inquisizione per via delle sue pubblicazioni e decise di abiurare, quindi di sconfessarle, cioè di dichiarare sbagliato ciò che aveva affermato in precedenza e riuscì quindi a salvarsi da una condanna. La Chiesa lo rispettava anche come scienziato, aveva anche una certa età, quindi insomma il processo ebbe anche diciamo, un certo riguardo nei confronti di questa figura, ma ad ogni modo fu caldamente invitato a ritrattare le sue teorie, cosa che di fece.
È stato poi riabilitato nel Novecento ad opera di Papa Giovanni Paolo II, che ha ufficialmente rivisto le posizioni della Chiesa precedente, riabilitando questa figura. Ecco, concludiamo questa breve trattazione, ci sarebbero moltissime le cose da dire sul 600, ma appunto l'obiettivo di queste lezioni è quello di dare uno sguardo d'insieme. Concludiamo, dicevo, soffermandoci un pochino sulla cultura e sull'arte nel senso stretto del termine. Allora, partiamo innanzitutto dall'analisi del termine barocco, che è la corrente artistica che si afferma nel 600. È poi una semplificazione fare l'equivalenza 600 uguale barocco. Ci sono alcuni ambiti, ad esempio quello musicale, in cui il barocco prosegue anche oltre il 600, ma insomma, volendo semplificare, possiamo dire sostanzialmente che è lo stile di fondo che caratterizza questo secolo. Allora, innanzitutto il termine barocco, si pensa che possa derivare, sono state fatte diverse ipotesi sull'origine di questo termine, quella, che viene considerata più accreditata è che derivi da un termine portoghese, appunto barocco, che indica una perla dalla forma irregolare. E proprio questa irregolarità, questa fantasia, questa stranezza, questa originalità sono fra le cifre distintive dell'arte di questo secolo. Il barocco quindi, a differenza del Rinascimento che riprendeva le linee classiche, questi ideali di equilibrio, di misura, il barocco va a stravolgere non solo le linee nelle espressioni artistiche, quindi con queste invenzioni fantasiose, ricche di decorazioni, un utilizzo molto intenso della linea curva, la volontà di stupire, di impressionare il pubblico anche con delle prospettive particolari, pensiamo ad esempio alle scenografie teatrali che avevano veramente una grande magnificenza. Ecco, qui il barocco riprende questa idea di meraviglia e anche di voler sorprendere il pubblico, di creare non solo divertimento, ma proprio stupore nell'uditore, nello spettatore, nell'ascoltatore. L'arte barocca è un'arte a tutto tondo che coinvolge tutti gli aspetti del sapere. Il poeta italiano Giambattista Marino, in una delle sue poesie, dice: "È del poeta il fin la maraviglia. Chi non sa far stupir bada la striglia", ossia la poesia ha come fine la meraviglia, quindi creare dello stupore nel lettore. Chi non è capace di fare questo è meglio che si dedichi alla striglia, cioè alla cura dei cavalli, a strigliare i cavalli. Ecco, oltre alla letteratura abbiamo delle grandi novità anche negli altri ambiti della cultura. Parlavo prima appunto della pittura, ad esempio abbiamo avuto in Italia il grandissimo Michelangelo Merisi da Caravaggio, detto appunto il Caravaggio, con i suoi dipinti molto caratteristici, in cui spesso abbiamo un raggio di luce che mette in risalto l'espressione del volto dei personaggi principali e il resto dell'ambiente rimane in ombra, quindi questo gioco su dei forti contrasti fra luci e ombre, anche proprio che rispecchia quello che dicevamo prima, il carattere di questo secolo tra sviluppo ed elementi di crisi. Oppure in Olanda abbiamo Rembrandt e Vermeer, in Francia abbiamo soprattutto lo sviluppo del teatro con le commedie di Molière, le tragedie di Racine. In Italia abbiamo, possiamo dire, di tutto e di più, quindi oltre alla letteratura di Giovanni Battista Marino, ma abbiamo anche nella scultura grandissimi esponenti, scultura ed architettura, Bernini e Borromini sono due fra i nomi più grandi, ma certamente non gli unici. E per quanto riguarda l'ambito musicale, avremo moltissimo da dire dalla nascita, ad esempio, del melodramma. In realtà nella prima epoca era il dramma per musica, favola per musica, quindi con la Camerata dei Bardi, Ottavio Rinuccini, Giulio Caccini, il grandissimo Claudio Monteverdi che rivoluzionerà proprio il modo di scrivere la musica, avendo tantissimi imitatori nei decenni successivi, la nascita di nuove forme strumentali, quindi la forma della sonata, il concerto, l'emergere della melodia, quindi in un nuovo rapporto fra parola e musica, e questo si riaggancia ancora una volta alla nascita del melodramma, la nascita dell'armonia moderna su basso continuo, quindi sono veramente tantissimi gli spunti in questo secolo, le innovazioni. Fra l'altro è il periodo in cui arriva sostanzialmente a perfezionamento la forma di molti strumenti ad arco del moderno violino, nasce il clavicembalo, quindi abbiamo anche lo sviluppo proprio della liuteria.
E, che altro dire? Quindi sicuramente un'epoca ricca di moltissimi stimoli e che ha saputo fissare veramente le emozioni, i tormenti delle persone dell'epoca, tutte le novità nelle forme d'arte più svariate. Quindi un'eredità sicuramente molto importante, che ad esempio per quello che riguarda l'ambito musicale va, come dicevo prima, oltre i confini del Seicento. Ad esempio, con il termine barocco ci si riferisce anche alla musica di autori come Corelli, ad esempio attivo verso la fine del Seicento, o anche Vivaldi, Bach, Scarlatti, Händel, che nascono alla fine del Seicento e vivono quindi la propria maturità artistica nei primi anni del Settecento, quindi arrivando addirittura fin quasi il 1750 e sovrapponendosi poi con quello che sarà nelle arti figurative rococò e nella musica allo stile galante. Quindi sicuramente un secolo ricco di spunti che hanno poi avuto modo di fiorire in vario modo anche in seguito. Bene, con queste considerazioni abbiamo concluso questa panoramica. Ripeto, sarebbero tantissime le cose da dire, ma spero almeno di aver destato una qualche curiosità negli ascoltatori, in modo poi che abbiano voglia di approfondire magari anche individualmente con altre ricerche queste tematiche. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci, a presto.